Ciao a tutti da Filippo di Audiocostruzioni. Oggi, dato che dobbiamo terminare dei cavi, siamo in compagnia di Franco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E che ci farà vedere in un breve video come terminare i cavi di potenza con banane e forcelle. Certo, cercheremo di farvi vedere in un modo più semplice e più idoneo per poter fare i vostri lavori, per avere una miglior riproduzione. Diciamo che cerchiamo di farlo in una maniera che anche da casa si riesca a fare, con degli strumenti Sì. abbastanza che si trovino in tutte Semplici le che si trovano ferramente. in tutte le ferramenta, ecco, c'è solo da utilizzare un po' di tranquillità e farli in un modo perfetto e adeguato per avere una migliore resa nei vostri impianti. Franco, oltre ad essere precisissimo, che spero un giorno di riuscire a fare i cavi bene come lui, è un ex elettricista in pensione, che di esperienza ne ha tanta, vero? Certo, dopo più di 40 anni di lavoro, oramai si è arrivati all'età della pensione, ma questo hobby non fa partire nessun'età di pensione, perciò la vita deve continuare e si deve rifare e cercare sempre di migliorare nel modo possibile. Bene, benissimo. E quindi prima di criticare, considerate le credenziali di Franco, che è molto esperto e ci ha fatto migliaia di, quasi, diciamo migliaia di cavi, ne hai Certo, fatti, ah sì, nel mentre. certo. Prima di iniziare, ricordate di iscrivervi al nostro canale YouTube, mettete mi piace, iniziamo con i cavi. Ecco. Importante che siano pari, giusto? Importante che siano pari proprio. Proprio pari così. Sì. Prima di iniziare, gli strumenti, diciamo gli strumenti che Gli utilizzerai. strumenti che si utilizza principalmente sono stagno di altissima qualità con una percentuale da 60-40 per avere una maggior conduttibilità del re. Questo stagno lì è un stagno buono. Sì, quello lì è questo buono, che c'è 60-40. Facciamolo vedere così se per caso volete comprarlo. 60-40, ok. Poi, cos'altro serve? Poi dopo Vabbè, serve il cavo, il cavo, che abbiamo naturalmente. tirato fuori un cavo di 6 mm Cavo di quadri. 6 mm, si cerca di mettere le due bananine, una rossa e una nera, naturalmente, metterla in posizione bene che esca dalla parte centrale. Che ce la fa questo. Dove il cavo è grande, cercare di collaborare dalla plastica per una miglior inserzione del connettore. Eccoci. Eccoci. Poi dopo si porta una mazzetta. Poi dopo con un buon saltatore Aspetta che mi giro. e una buona temperatura è molto importante in mettere lo stagno dentro i fili. Aspettare che lo stagno proprio si sciolga completamente e che ci rimanga la testa color lucido, perché vuol dire che il saldatore è completamente fuso dentro al filo. Quindi così praticamente è una saldatura perfetta. Sì, così la saldatura perfetta. Si cerca di immettere lo stagno dentro. Da Dio. Così la saldatura perfetta. Non guardare se uno è lungo e uno è alto, perché dopo poi quando si prende via Certo. i cavi sono tutti e due uguali. Perfetto. Questo, Quindi questo l'importante, dicevi, è praticamente che venga quella testa. che ci venga la testa per una fusione completa dello stagno all'interno del cavetto e che sia una resistenza molto bassa per una maggior conduttibilità. Perfetto. Vogliamo far vedere anche il tipo di saldatore che utilizzi?
È un saldatore normale che Sì, si può saldatore trovare normale a 400 gradi. 400 gradi. Sì, Questo perché... dove l'hai preso? Ma no, sto qua è un saldatore spagnolo. Ah, spagnolo, però Sì. dove l'ho andato a prendere? In una ferramenta? No, 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 in un centro di elettronica che vendono solo strumentazione Però si può per trovare, anche una cosa che si può si può trovare. trovare sicuramente. Ah. Naturalmente è possibile anche utilizzare un saldatore normale purché abbia una ottima temperatura. Ah, ok. E invece lo stagno dove si trova? Dove lo vai a Lo prendere? stagno si trova commercialmente un po' in qualsiasi posto, ecco. Quando si prendono i rotoli questi sono naturalmente per l'elettronica e vanno bene, ma tante volte nelle ferramente danno dei piccoli rotolini, ma che la qualità è molto inferiore, ecco. Ok. Questo è molto importante. E poi dopo, come di solito, Poi dopo di solito qua ci si mette le due bananine, no? si evitano. Sì, naturalmente c'è il cavo più e il cavo meno, quello rettangolare è il più, ci si mettono le due bananine, ecco, in questo modo. Naturalmente adesso c'è una cosa da fare, perché ecco, bisogna prendere due pinzette e stringere bene i due connettori, Ah. perché con le vibrazioni delle casse, eccetera, potrebbero svitarsi. Svitarsi, ok. E poi di solito li finiamo col termorestringente noi. E poi dopo noi le finiamo col termorestringente. Ah, va bene, adesso facciamo vedere le forcelle, ok? E poi vediamo come mettere anche il termorestringente, che se magari qualcuno non sa come si fa, lo facciamo vedere. Sì. In questo caso monteremo le forcelle. Prima abbiamo montato i connettori, ora monteremo le forcelle. Prima di tagliare i cavi e di mettere, è meglio mettere il termorestringente perché una miglior presa che farà, ecco. Così Perfetto. prenderemo i due pezzettini di termoristringente. Naturalmente cercheremo di farle una lunghezza Uguale, uguale, chiaro. così staranno un po' meglio, insomma. Ecco, così si mette il rosso, va naturalmente nel cavo più, ecco, questo, Che è il quadrato, cioè nel il nostro caso, quadrato poi nel dopo nostro caso, ognuno, sì. certo. Ecco, poi dopo si pelano i due cavetti. Sempre Sempre importante farli uguali, giusto? importante farli uguali, ecco. Vediamo. Perfetto. Poi dopo ci si mette le due forcelline. Ecco, in questo caso, nelle forcelle dove c'hanno il tubino, è meglio dare un po' di stagno prima ai due cavetti. Eccoci. Una miglior saldatura all'interno. L'importante è ben scaldare tutto prima, ecco, in questo modo. C'è da fare anche qui la testa, Sì, come è importante la testa, dicevi, importante vero? la testa, eccoci. Eccoci. Vediamo. Spero che si veda bene in video, ma sicuramente si vede. Ah, bello, Proprio riempire il foro con lo stagno. Ora passiamo con l'altro cavo. È importante, come ho detto sempre, mettere dallo stagno all'interno della forcella per avere una migliore
Eccoci. Così lo stagno è tutto completo. Perfetto, poi facciamo vedere anche il termorestringente. Sì, termorestringente. Si mette il termorestringente fino al terminale. Cercare di scaldare, non fonderlo, ma di scaldarlo pian pianino, quale è molto importante. Ora passiamo dall'altra parte dove metteremo sempre il termorestringente. In questo caso lo possiamo fare anche dopo. Naturalmente, per eleganza e bellezza, cercare di farli tutti uguali, anche se non vanno a compromettere niente per la sua funzionalità. Solo una Ecco, questione estetica, è insomma. una questione statica. Qua si mette, si mette i due termorestringenti, uno positivo e uno negativo, poi dopo in questo caso abbiamo i nostri cavetti Perfetti. Ascolta pronti per l'uso. Franco, ti volevo fare una domanda, ma se uno non avesse saldatore, ok, e ha solo questo rocchetto, questo cannello qui, non so come si È chiama, adesso possibile sicuramente nei farlo? commenti mi sgrideranno perché non Sì, so come si è chiama. possibile farti, però è pericoloso che questo, avendo una fiamma molto concentrata, vada a sciogliere i cavettini all'interno perché il rame è molto sottile, essendo molto flessibile, i filettini sono molto piccoli, potrebbero fondersi all'interno l'aereo. E tu Ecco. dici di riuscire, ce la fai con quello lì solo? Allora, Sì, è possibile facci farlo. vedere anche quello lì, fatto con questo solo con praticamente questo, come si chiama? Questo qua è saldatore a gas, è un riscaldatore a gas Ok, solo praticamente. quindi con questo riscaldatore a gas e lo stagno. Sì. Fammi vedere adesso se sai farlo, così magari chi non ha saldatore Possiamo riesce a farlo farlo, lo stesso. però non è che sia il miglior modo possibile. Vabbè, noi proviamo. Allora, visto che Franco si è rifiutato di farlo in questa maniera un po' grezza, diciamo, No, è un altro un sistema. altro sistema, dato che io lo faccio in questo sistema, spesso ve lo faccio vedere io, insomma. Dai, vediamo. Solo usando questo qui. Io metto la fiamma non troppo alta. Gliel'hai detto Filo che quel Dremel lì è la stessa roba che usano cioè praticamente le potete anche trovare dalla moglie in cucina, quelli da bruciare un po' in superficie, tipo i Ecco, dolci. com'è Franco? sì, no, ma va bene. Non è preciso come il tuo, No, però se uno no, vuole no, è un farlo. altro sistema, dipende uno poi dall'attrezzatura che ha sul momento. Non è bello come il tuo, però diciamo che uno No, se lo deve fare al volo da solo, si può fare anche in questa sì, maniera, no? non è proprio necessario avere un saldatore di qualità, Anche se comunque è meglio. ecco, sì, è meglio perché la temperatura è più costante su tutto. Ok, quindi Mentre se qua scaldi da una parte, ma dall'altra è più è più fredda. Ecco, freddo. invece col saldatore da sopra, il calore è più Ho uniforme. capito, quindi insomma comprate i cavi da noi che ve li fa Franco, sono fatti perfetti E e sono sicuro che vanno sono sicuro. bene. Allora, grazie a tutti per averci seguito, spero che sia stato chiaro e soprattutto utile. Se avete altre richieste, magari possiamo fare, se vi è interessato, un'altra puntata con Franco, magari RCA, XLR, Certo, qualsiasi cosa, certo. scrivetelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti da Filippo. Sì, da Franco e cercheremo di aiutarvi il meglio possibile. Ciao!